063131, chiamate Rai Radio 2, ci sono i lunatici in diretta per questa ennesima notte da vivere insieme. Continuate a commentare la diretta anche su Twitter, hashtag i lunatici, fateci vedere che ci siete, mandateci i vostri WhatsApp al 348 730 200. Siamo veramente felici questa notte di trovare a bordo della lunatica astronave di Radio 2 Lello Arena. È uscito da poco il suo libro edito da Rizzoli, C'era una volta, si parla del grande Massimo Troisi. Lello, buonanotte e ben trovato. Grazie, grazie a tutti, grazie dell'ospitalità sull'astronave, insomma ce n'era bisogno ogni tanto quando uno può fare, come dire, un evasione. Proviamoci, certo. Ci si trova bene. Lello, ha più di 25 anni dalla morte di Massimo, questo libro che sicuramente avevi in canna da tempo, perché proprio ora? Immagino non sia stato facile ripercorrere certe tappe, certe gioie, certi momenti. Ma in realtà era un libro da non scrivere, nel senso che... come dire, è stato necessario, considerando oramai i tanti anni che sono passati da quegli avvenimenti, un lavoro come se avessi dovuto parlare non della smorfia ma dei Beatles, perché c'è stato bisogno di fare un lungo lavoro di ricerca, 2 anni per ricostruire foto, date, periodi, accadimenti, perché avendo un po' letto tutta la bibliografia che precedeva la mia e che riguardava comunque più o meno gli stessi argomenti, dovevo necessariamente fare una cosa che fosse più accurata in termini di verità, in termini di racconti e in termini di fatti. Su questo ovviamente era avvantaggiato dal fatto che sono stato parte di questi avvenimenti, però dopo tanto tempo è facile comunque dire delle imprecisioni, delle stupidaggini, anche delle cose non vere, per cui è stato molto faticoso in questo senso. Poi sul piano dell'emozione invece c'è un'emozione bella che deriva dal fatto che finalmente si raccontano questi fatti che spesso sono rimasti un po' così, diciamo, da parte, perché quello che si vede è la parte di spettacolo, è la grandezza di Massimo, il suo genio, la sua poesia, ma la cosa che in realtà è più particolare è che quella che è molto bella è proprio la storia che ci ha portato a questo avvenimento. Ed è una storia fatta di 1000 colpi di scena, di cose strane, di aggregamenti di persone molto strampalate, molto diverse, molto lontane le une dalle altre, sia geograficamente che come tipi di persona. E il suo libro edito da Rizzoli, Lello, si chiama C'era una volta, rimanda un po' all'inizio di tutte le fiabe più belle. Questa è una fiaba in un certo senso. Come inizia? Cioè, lei e Troisi, la prima volta che vi incontrate, dove eravate, cosa era successo, ci ha messo lo zampino il destino? Ma sì, ma in realtà è proprio questa la storia, è una storia di 1000 accadimenti strani che hanno fatto sì che poi questa cosa diventasse una cosa vera, ed è la parte più bella da raccontare, perché era una storia che per 1000 ragioni non si doveva compiere, poi invece fortunatamente si è compiuta. Ma io, per esempio, la prima volta che l'ho visto, come dire, consistentemente, è stato in una recita parrocchiale al teatrino che avevamo vicinissimo a casa sua a Sant'Anna, a San Giorgio, e un attore che doveva fare un piccolissimo ruolo, un salumiere che portava una cesta di salumi in casa, si era ammalato, c'era la febbre a 40, e a tutti era venuto in mente questo ragazzo che abitava vicinissimo alla parrocchia e che si sapeva che era un ragazzo molto divertente, molto simpatico. Quindi Troisi esordisce su un palcoscenico per sostituire un salumiere che aveva la febbre, praticamente. Praticamente. Cioè, è meravigliosa questa cosa. E lui doveva semplicemente salutare, dire buongiorno e dire: ho portato la soppressata, il salame, il capicollo, mi aveva chiesto all'inizio: ma li devo dire in ordine? Io avevo detto: guarda, non c'è nessun bisogno, perché non è importante per la storia. Ma lui ha detto: no, ma io la voglio fare bene, io voglio fare come sta scritto sul copione. Allora, va bene. E questa cosa, che doveva durare 6 secondi, è durata 6 minuti, con la gente che si sentiva male, perché immaginate Massimo che cerca di mettere ordine in una sfilza di salumi che non gli vengono in mente. Per cui da quel momento lui ha capito e ha focalizzato che
questa risata continua che lo accompagnava anche in momenti nei quali lui ne avrebbe fatto volentieri a meno, a teatro diventavano non solo una cosa che non era fastidiosa, ma addirittura una risorsa. Per cui ha capito, che forse c'era una strada nella quale, come dire, mettere mano con il suo ingegno, con la poesia, con, ecco, tutto il resto. Ma tu, Lello, che ruolo avevi in questo spettacolo? Ma io in quel periodo stavo facendo il servizio militare. Però i miei amici, quando io poi tornavo in licenza a Natale, mi lasciavano un piccolo ruolo per il piacere di stare insieme a recitare. E quindi, siccome la scena era con me, mi dissero: occupati tu della sostituzione, Ah, beh, tanto è una cosa facile. certo. E invece poi la smorfia come nasce? Cioè, immagino poi vi perdiate di vista e vi ritroviate dopo un po', me la immagino così la cosa. Ma infatti, guarda, la cosa proprio meravigliosa e magica è che ci siamo persi per strada una quantità di volte tale che sembra impossibile che invece poi le cose si siano sempre rimesse giuste per fare in modo che noi poi potessimo creare la smorfia, andare in televisione e continuare a fare, insomma, la smorfia è stata proprio, come dire, uno dei gruppi italiani che ha avuto rispetto al teatro leggero l'esito più leggendario, perché la smorfia si esibiva davanti a 3.000 persone per sera, era un sold out continuo. Abbiamo avuto il piacere anche a Roma di frequentare i teatri che frequentavano Gassman, Proietti, lo stesso Eduardo, quindi fra Giulio Cesare e Teatro Tenda di Piazza Mancini. Quindi noi abbiamo avuto proprio, cioè, ci siamo tolti degli sfizi di gran livello, e questo devo dire, fino agli ultimi 19 giorni di teatro a Napoli, dove al Metropolitan abbiamo fatto 19 giorni, i biglietti in vendita costavano 3.000 lire all'epoca, e fuori c'erano i bagarini che li vendevano a 50-60 mila, quindi è una storia sicuramente strana, ed è la ragione per la quale poi a un certo punto ho pensato che dovessi raccontarla io che la conoscevo e non qualcun altro al posto mio. Vi rendevate conto all'epoca di essere nel bel mezzo di un qualcosa che sarebbe diventato veramente leggendario? Cioè, ancora oggi vanno in onda i vostri sketch e ancora oggi si ride, è una cosa che ha raggiunto anche generazioni che magari non erano nate o erano bambini. Infatti come dire, è un fenomeno che sta, diciamo, man mano conquistando poi delle fasce che non hanno neanche avuto modo di conoscerci, e che invece vanno ancora in giro con i nostri annunciazione, annunciazione, e via dicendo, perché sono dei classici della comicità, e certamente all'epoca non ce ne siamo neanche resi conto, ma ci rendevamo conto che volevamo fare un tipo di comicità che fosse molto curata, che fosse assolutamente capace di comunicare con la gente. Insomma, c'era grande cura nel lavoro, ma certo nessuno di noi poteva immaginare poi di durare così tanto, ecco. E quanto c'era di improvvisato in quegli sketch? Cioè, sembravate veramente tre amici che sì, avevano un copione, sapevano dove dovevano andare a parlare, ma che si divertivano sul serio, cosa che invece a mio avviso nella comicità di oggi manca. Cioè, si vede, almeno io percepisco, che è tutto scritto e che anche chi fa lo sketch si diverte per finta. Sì, no, in realtà c'era una fase iniziale che era quella proprio di scrittura, per cui si pensava al fatto che si volesse fare una favola e rifarla comicamente, quindi aggredire il luogo comune delle favole e lavorare su quella. Successivamente c'era una fase di sperimentazione del pezzo, per cui in quella fase ci davamo il permesso di improvvisare, di cercare delle nuove uscite, ma quando questo era successo, poi dopo si stabiliva quali improvvisazioni erano congrue al progetto e quali no, e quindi è vero che i pezzi, come dire, risentivano di quella improvvisazione, ma poi diventavano copione, perché altrimenti poi quello che succede è che sera dopo sera ognuno aggiunge una cosa e il pezzo si snatura, cioè perde la sua freschezza, quindi era un po' improvvisazione regolamentata poi dalla disciplina. Questo è interessante perché infatti ti stavo per chiedere come si tengono gli equilibri. Tre uomini, tre
tre pezzi da 90, perché poi comunque carriere strepitose, ognuno nel suo campo. C'è mai stato il rischio di litigare? Avete mai litigato, poi fatto pace successivamente? Cioè, non deve essere facile tenere l'equilibrio quando si è alla pari, e sembravate alla pari voi tre. Ma litigare no, perché come dire, non, poi fortunatamente avevamo capito che litigare non serviva a niente. Sicuramente le tre personalità, che erano tre personalità molto, a parte quella di Massimo, che era già, come dire, irraggiungibile, cioè nel senso che Massimo stava proprio su un altro pianeta, in un altro universo, e quindi comunicare con lui aveva già le sue complicazioni, e lui forse soffriva un po' di solitudine stando in un posto dove altri come lui non ce ne stavano, e questo poteva essere il problema. La carriera della Smorfia è stata sempre molto felice e anche molto piena di soddisfazioni, quindi ragioni di contrasti non ce n'erano. Dopodiché, quando i contrasti potevano arrivare, abbiamo proprio sciolto la Smorfia, perché avevamo capito che non era un progetto che avrebbe, come dire, che sarebbe durato nel tempo, e quindi con una delle nostre scelte drastiche abbiamo preferito, come dire, evitare gli scricchiolii al pubblico, visto che li stavamo già sentendo noi, e quindi la Smorfia ha chiuso al massimo delle sue possibilità. Poi, appunto, come dicevi, ognuno ha fatto subito una sua carriera felice, anche molto fortunata, per cui devo dire, ho ricordo, come dire, di un sistema di lavoro che era molto duro, e nel libro lo racconto, perché le sessioni di lavoro della Smorfia erano veramente micidiali, cioè si soffriva moltissimo, perché quel progetto creativo non era un progetto creativo comune, era un progetto individuale, e quindi si lottava molto però ecco, quella lotta era una lotta che produceva dei pezzi migliori, degli sketch più divertenti, ma non era fatta per andare contro gli altri Certo. elementi. Mi ha affascinato prima un passaggio in cui ha detto Massimo era una personalità irraggiungibile e soffriva di solitudine perché nel suo mondo c'erano poche persone, cioè era talmente sensibile da sentire il peso magari anche di questa sua particolarità. Sì, quando, come dire, oggi poi un'epoca più ricettiva su questi temi, forse si sarebbe parlato appunto di bambini indaco, di bambini diamante, di bambini arcobaleno, ma lui effettivamente proprio brillava di una luce, di un colore suo particolare e personale, non ce n'era un altro come lui, e quindi, e questo poi insomma si vede, non è che lo dica io. E quindi secondo me, quando sei così, sai che stai in un posto dove non ce ne stanno come te, scegli delle persone, come dire, che vibrano e sono compatibili con questo colore, con questa frequenza, ma secondo me stai un po' da solo. E forse all'epoca noi non ce ne siamo tanti reso conto, cioè nel senso che la giornata nostra con Massimo era condivisa 24 ore su 24, quindi per semplificazione forse questa cosa ci è sfuggita, ecco. C'è un po' di rimpianto nelle tue parole, Lello, almeno lo colgo, forse Ma il sbagliando. rimpianto, sai, il rimpianto è dovuto al fatto che nessuno si immagina all'epoca, cioè nessuno di noi immaginava all'epoca un epilogo così tragico. Abbiamo sempre pensato che, come dire, Massimo sarebbe stato parte delle nostre giornate e che ci sarebbe stato modo Ma io non l'ho mai anche. capito, lui sapeva di questo problema cardiaco che Certo, era. certamente, certo, sì. Nessuno Quindi, però nessuno si aspettava che arrivasse così presto e così pensava che all'improvviso. potesse avere un epilogo così tragico e soprattutto così veloce, ecco, sembrava che ci si potesse ancora porre rimedio. E quando arriva la notizia della morte di Massimo Troisi, ti ricordi dov'eri, come hai reagito? Ma io stavo in un posto, fra l'altro, come sempre succede in questi casi, molto festoso, ero all'aperto in una festa, mia figlia si stava esibendo in un saggio di ginnastica, e quindi c'erano musica, palloncini, bambini che ridevano,
la bellezza di questi corpi, come dire, in piena attività, in piena salute, in piena felicità, ed è arrivata la notizia, e da quel momento per 3 giorni tutti i telefoni che potevano squillare hanno squillato in continuazione 24 ore su 24. Quindi è stato veramente un momento terrificante. Siamo al telefono con Lello Arena, stiamo parlando del suo libro C'era una volta. Lello, quando hai deciso che avresti fatto questo lavoro? Parliamo un po' di te. Non l'ho deciso veramente perché è venuta una editor molto brava che si chiama Lidia Salerno di Rizzoli e mi ha detto che era arrivato il momento e che lei avrebbe fatto qualunque cosa per convincermi a scrivere. E poi ho fatto un po' il check della situazione e le ho chiesto appunto 2 anni e mezzo per scrivere il libro e lei me li ha concessi e quindi piano piano mi sono avviato in un progetto che ha richiesto molto coraggio, devo dire, molto coraggio e anche l'idea alla base di tutto è di dire la verità, perché come dire, spesso qualcuno in completa malafede, qualcuno in una buona fede un po' sgraziata, insomma, hanno scritto su questo periodo in maniera abbastanza Qual è imprecisa. la cosa che ti ha dato più fastidio tra quelle che hai letto e sentito? Ma no, per esempio, il discorso sulla malattia di Massimo è un discorso che spesso viene utilizzato come grimaldello emotivo per ottenere il consenso del lettore, ma la malattia di Massimo, tranne che appunto per il suo epilogo drammatico, non è mai stato un problema con noi, perché Massimo, da quando è tornato dalle sue, come le chiamavamo noi, le sue gite a Houston, è tornato ed era una persona che poteva stare in scena 2 ore e mezza in maniera piuttosto impegnativa, poteva giocare a pallone, poteva frequentare tutte le signorine che molto gli piacevano e che tante, come dire, sono state, fra le sue preferenze, fra le sue cure, quindi noi, come dire, quindi non c'era bisogno di raccontare questa cosa e di raccontarla in questo In modo modo lacrimevole, mettiamola così. morboso anche, per cui questo sì, anche in un libro anche più recente si parlava solo di raccolte, di collette, di soldi, di chi aveva cacciato i soldi, di chi non li aveva cacciati, insomma, cose veramente molto misere che non hanno a che fare con una storia così straordinaria, quindi un po' questo, un po' anche quando, come dire, si dicono cose che proprio non sono vere, che sono cose inventate, che sono cose che un autore di libro dovrebbe avere la coscienza di dire: vi sto raccontando questa cosa, forse me la sono inventata io, almeno questa, diciamo. Dei tre, Lello era quello che piaceva di più all'altro sesso. C'era una sorta di gara tra di voi. Immagino tre amici giovani No, scapestrati. no, ma devo dire, noi non, all'epoca veramente non c'era il problema, nel senso che abbiamo avuto anche delle groupies, come si dice nel gergo dei gruppi, che addirittura pagavano i portieri degli alberghi per farci trovare in camera, Cioè, quindi delle insomma. donne pagavano il portiere dell'albergo per farsi trovare in camera vostra. Esatto, Mamma quindi mia. noi avevamo 26 anni, quindi ti puoi figurare come poteva essere la situazione. Dopodiché, come dire, io ero completamente fuori gara perché insomma, Vabbè, quando c'è. competevi con due pezzi da 90 perché No, Troisi, ma Enzo De Caro, cioè. quando c'hai 2 avversari come Enzo e Massimo, ti devi solo ritirare perché insomma, Enzo era, come dire, all'epoca proprio di una bellezza sconcertante. Le prime file dei nostri teatri erano pieni di ragazzine che non gli fregava niente della comicità, della smorfia, dei pezzi, Volevano solamente vedere lui e questo era chiaro. Massimo era uno che, come dire, forse aveva una bellezza diversa, ma insomma era molto, piaceva molto. Per cui io facevo un po' il fanalino di coda, ma devo dire, all'epoca non avevo di che lamentarmi, ecco. C'è un rimpianto nella tua carriera? C'è un qualcosa che ancora sogni di fare prima di salutarci guardando al futuro, tra passato e futuro? Ma no, devo dire, mi piace un po' anche con una certa spavalderia e cialtroneria dire che
il cassetto dei miei sogni è sempre un po' vuoto, cioè nel senso che ci metto il sogno dentro e per grande fortuna si realizzano, forse perché faccio dei sogni ragionevoli, quindi, non faccio dei sogni smodati, però devo dire, posso solo ringraziare, che è una cosa che non facciamo spesso, ringraziare perché devo dire, sono stato, come dire, presente, in alcune delle storie più belle, più soddisfacenti, più fantastiche, e quindi devo solo ringraziare. Quello che farò da adesso in poi è pieno anche, che devo dire, della gioventù, dei ragazzi dell'Accademia che dirigo a Napoli, è pieno di allievi, pieno di gente, posso curare il talento degli altri, che non è roba da poco. C'è ancora Insomma, talento, Lello? Come stanno i giovani? no, c'è tanto talento, ci sono tante personalità che hanno avuto, ahimè, questa sbandata dovuta dal Covid, e quindi un po' si sono persi, però ci stiamo proprio preoccupando in questo periodo in cui invece credo e mi sembra che ci sia la possibilità vera di una ripresa, Speriamo. di recuperare questo gap che c'è stato e di rimetterli di nuovo sul palcoscenico, perché il Covid potrebbe aver fatto anche questo, cioè aver smarrito per strada dei talenti che erano pronti a sbocciare e che invece hanno avuto una battuta di arresto, ma faremo di tutto per recuperarli e per rimetterli in sella. Un privilegio poter chiacchierare con il grande Lello Arena questa notte in diretta su Radio Grazie, 2. C'era una volta Edibro edito da Rizzoli. Lello, magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi torneremo a disturbarti perché secondo me gli aneddoti sono veramente infiniti e meriterebbe una grazie. puntata a parte. Grazie a te, un abbraccio, Grazie, ti buona nottata. auguro una notte felice e un viaggio in astronave confortevole. Ciao Lello, grazie di cuore. Ciao, ciao, Grazie di cuore. ciao.